Cari distributor partners, buongiorno. Dario Giordano, direttore commerciale Italia e Global Education Supervisor del gruppo Comprof. A nome del nostro gruppo vi diamo il benvenuto a questo primo International Business Meeting Por Rivera in modalità premiere, quindi con i sottotitoli in lingua in modo da garantire. La presenza congiunta sia dei clienti italiani che di quelli esteri. Sono tanti gli argomenti, i progetti che condivideremo con voi, come potete chiaramente vedere dalla sovraimpressione. Quindi possiamo procedere spediti con il primo argomento. Perché questo meeting? La domanda è molto chiara, è molto, è molto serrata. E la motivazione per cui organizziamo, abbiamo deciso di organizzare questo meeting, è in questa slide. Vediamo in sovraimpressione due date: 24 febbraio 2020, 3 maggio 2021. Il 24 febbraio 2020 è stata la data in cui abbiamo organizzato il primo business meeting in presenza presso il nostro quartier generale proprio con il Brempo Rivera e paradossalmente è stato anche l'ultimo evento dal vivo in presenza che abbiamo potuto organizzare, perché? Perché poi è esplosa la pandemia ha esploso il Covid-19 e quindi è un po' cambiata la nostra vita. In più di un anno sono stati modificati eh, sia in ambito professionale che in ambito personale quelli che erano i nostri punti di riferimento, in alcuni casi sono stati stravolti. Abbiamo dovuto un po' rivedere il nostro modo di lavorare e di vivere e anche quindi le nostre priorità. 3 maggio 2021, quindi oggi, la data di questo importante evento, è una sorta di chiusura di un cerchio. In quest'anno sono accadute tante cose, sono cambiate tante cose ed io eh, utilizzo una, una frase che eh, è molto impattante, la cui paternità è stata attribuita al grande Henry Ford. Il destino non è ciò che ci accade, ma il modo in cui reagiamo a ciò che ci accade. Ed è un po' quello che noi abbiamo fatto appunto in questi 14, 15 mesi quasi. Abbiamo fatto di necessità virtù, non potevamo cambiare, modificare una situazione che ovviamente era ben più forte di noi, ma abbiamo deciso di dare il meglio ottimizzando le nostre risorse e le nostre competenze. Abbiamo lavorato come se vuol dirsi in gergo sotto coperta. Abbiamo quindi sviluppato dei progetti di comunicazione di formazione a distanza in modo da esservi vicini, anche se non potevamo esserlo fisicamente. E proprio in questi mesi, proprio in questi eh, lunghi periodi di distanza da voi, abbiamo posto le basi per la crescita e per lo sviluppo del, del brand. Come vediamo infatti in questa altra slide, sono tre. Gli obiettivi principali per i quali abbiamo deciso di organizzare il meeting: focus sul brand, team building, attualizzare il futuro. Analizziamoli singolarmente. Focus sul brand, cosa significa? Vogliamo ecco porre la vostra attenzione su quelli che sono gli elementi, i valori che ispirano Pulrivera, la mission, la vision e appunto i values. Team building, il gioco di squadra. Noi tutti ormai siamo interconnessi, la nostra squadra appunto all'interno del nostro gruppo. Voi con il vostro staff, il negozio e ovviamente gli agenti di vendita e anche i vostri clienti. Siamo un network e questi eventi, così come quello che appunto stiamo organizzando oggi, hanno proprio l'obiettivo di cementare la squadra, di rafforzarla, di creare appunto un gruppo ancora più coeso terzo obiettivo attualizzare il futuro. Cosa significa attualizzare il futuro? Sembra quasi un gioco di parole. Attualizzare il futuro significa, ecco, eh, immaginare un percorso di crescita, visualizzare degli obiettivi di sviluppo professionale e commerciale, ma eh, renderli presenti, renderli appunto attuali. Perché? Perché solo attualizzando il futuro si riesce a creare un percorso concreto di crescita e di evoluzione step by step che ci porti poi a realizzare quel futuro che noi abbiamo visualizzato, che abbiamo immaginato. Ecco il primo step legato proprio alla presentazione, legato proprio al focus sul brand, la mission. Che cos'è la mission? La mission rappresenta la ragione d'essere di un brand, il motivo per cui un brand esiste. La leggiamo insieme. High Beauty Celebration, esaltare l'individualità liberare le idee dagli schemi precostituiti, celebrare la bellezza dei capelli. Quindi in maniera chiara, eh, decisa, Paul Rivera con la sua mission pone proprio l'attenzione sull'individualità, intesa non come l'esaltazione dell'ego, ma l'esaltazione del singolo affinché anche il gruppo ne possa beneficiare. Vision se la mission rappresenta la ragione d'essere, il motivo per cui è nato un brand, la vision è il modo in cui quel brand si immagina il futuro ed il modo in cui intende contribuire alla creazione di quello stesso futuro. Anche in questo caso la leggiamo insieme. L'ispirazione nasce dove esiste l'immaginazione. Offrire agli hairstylisti di tutto il mondo idee e prodotti che ne esaltino estro e personalità. Anche in questo caso un messaggio quanto mai chiaro, inequivocabile. Paul Rivera, con le sue idee, con i suoi prodotti, vuole esaltare lo spirito creativo e quindi l'individualità estrosa di ogni singolo Airstylist in ogni parte del mondo. Ecco i tre valori che sono un po' i pilastri che ovviamente fanno progredire il brand. Estro, ispirazione. Creatività. Vediamoli anche in questo caso singolarmente e li leggiamo insieme a voi. Estro: elementi sensoriali ispirati da arte, cultura, moda, bellezza, caratterizzano il brand Porrivera. Profumi e design sprigionano forti emozioni, formula e texture inventano nuove linee, un'anima visionaria, rende inconfondibili i prodotti pur e vera. Quindi ecco, estro e visione sono il connubio più forte proprio nel spiegare, nel presentare questo, questo valore. Ispirazione. Ci ispiriamo alle infinite forme della bellezza, libera dai giudizi, forte e riverente dello spirito. Per questo i nostri trattamenti professionali sono studiati per esaltare la bellezza dei capelli. Preservandone la loro natura. Ecco quindi anche in questo caso: Por Rivera prende ispirazione dalla bellezza, la bellezza quindi con una finalità quasi etica. Creatività, potenza creativa nelle mani degli artist che diventano artisti dei capelli, liberi di trasformare l'immaginazione in realtà e di esprimere la propria personalità con le migliori formulazioni della ricerca cosmetica Paul Rivera. Quindi in questo caso la ricerca cosmetica all'avanguardia di Paul Rivera è funzionale alla massima libertà di espressione per i professionisti che hanno sposato questo, questo brand. Siamo giunti ad un passaggio molto importante del nostro meeting, la presentazione del team Comprof e in particolar modo del team marketing. Come la maggior parte di voi sa, negli ultimi 16 anni ho lavorato alla direzione marketing del gruppo. Negli ultimi due anni mi sono eh, schillato su quello che è lo sviluppo commerciale dei brand e eh, quindi in questo frangente ho il piacere e l'onore di condividere con voi quello che è il nuovo team. che in questi mesi, sotto coperta, riutilizzo una espressione che ho utilizzato nella fase iniziale, ha lavorato strenuamente con ottimi risultati allo sviluppo del brand. Ed oggi, ovviamente, in questa presentazione andiamo a condividere con voi proprio anche il frutto, il risultato di questo lavoro. Leggiamo insieme, in sovraimpressione, Antonio De Bellis, Sales and Marketing Director, Francesca Passaro, Digital Marketing Manager. Iole Sant'Agata, Product Marketing Manager, Paolo Brandi, responsabile internazionale Education e Sviluppo Prodotto. Prima di lasciarvi faccio proprio un focus sul collega Antonio De Bellis, che è un professionista di lungo corso, ha lavorato dieci anni nell'ambito marketing e servizi nel gruppo Bella, 5 anni nel gruppo Procter Gamble e poi negli ultimi anni ha lavorato sempre nell'ambito marketing e servizi nel settore Food and Beverage. Quindi lascio la parola ad Antonio che ci illustrerà quelli che sono i macro trends del comparto economico in generale che si sono verificati nell'ultimo anno con un focus ovviamente sul comparto cosmetico e ovviamente su Porrivera in particolar modo. Quindi lascio la parola a Antonio, vi ringrazio e ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, grazie a Dario per l'introduzione. Nel corso del mio intervento vi illustrerò i dati di mercato e le principali tendenze nel mondo cosmetico, con lo scopo di farvi cogliere delle opportunità, perché le aziende che sanno leggere le informazioni sono anche quelle in grado di mettere in pista delle azioni per poter crescere nonostante i momenti di estrema difficoltà. Il primo dato che vi mostro è l'andamento del PIL: il PIL è praticamente la ricchezza prodotta da un paese in un anno. Come possiamo notare da questa tavola. Il PIL dell'Italia diminuisce dell'8,9% nel 2020. È un dato fortemente negativo, soprattutto se lo confrontiamo con quello delle principali economie industrializzate e con la media mondiale, che registra una diminuzione del 4,4%. Ci sarà una crescita già da quest'anno, ma la crescita sarà molto lenta. Si prevede che solo nel 2025 riusciremo a recuperare il terreno perso l'anno scorso. Saranno ancora anni di duro lavoro. Spostiamo adesso l'attenzione... Sul settore cosmetico e vediamo in questa tavola come si è evoluto a livello mondiale nel corso degli ultimi anni. Notiamo che gli incrementi annuali sono sempre stati attorno al 3-5%, tranne nel 2020, dove si registra una caduta dell'8%. Questo decremento è di gran lunga più elevato di quello registrato nel PIL mondiale, che, come abbiamo evidenziato nella prima tavola, ha subito una diminuzione del 4,4%, ed è dovuto alle chiusure degli esercizi professionali, quindi saloni di estetica e acconciatura. Che si sono verificate in tutti i paesi del mondo e che hanno trascinato verso il basso un mercato già provato da restrizioni nella vita sociale e in quella lavorativa, che ha portato le persone a spostarsi poco e a ridurre la loro esigenza di mostrarsi sempre al top in eventi e in meeting di lavoro. Questa tavola ci dà l'idea del peso dei mercati mondiali in ambito cosmetico. L'Europa è al primo posto, con circa 80 miliardi di euro, seguita da Stati Uniti, Cina e molto più indietro Giappone, Brasile e India. I primi due continenti sono quelli che più di tutti hanno sofferto della pandemia e sono quindi stati quelli che più di tutti hanno influito sui risultati negativi del mercato cosmetico. Restiamo sempre in ambito cosmetico e spostiamoci sui paesi europei e su quanto vale il mercato nei principali paesi. Notiamo che la Germania è il principale mercato di consumo di prodotti cosmetici in Europa, con 14 miliardi di euro. Ed è dovuto chiaramente anche all'ampiezza della sua popolazione. Poi abbiamo la Francia, il Regno Unito e l'Italia. Sono tutti mercati maturi, dove l'uso dei prodotti cosmetici è ampio e diversificato e dove le varie aziende cercano di acquisire nuove quote di mercato rubandole ai concorrenti tramite lanci, posizionamento di mercato e novità di prodotto. Un ulteriore aspetto interessante lo notiamo da questa tavola, che mostra il numero di piccole e medie aziende produttrici di prodotti cosmetici. Quindi, tolte le multinazionali e i loro siti produttivi, quante sono le aziende cosmetiche per paese? L'Italia guida questa classifica con più di 800 imprese, seguite da Regno Unito e Francia. La Germania, che è il primo mercato in Europa di consumo di prodotti cosmetici, ha meno della metà delle aziende dell'Italia. Questo, questo indica che l'industria cosmetica in Italia ha un grande valore, ha un indotto molto importante ed è un paese di esportazione dei cosmetici made in Italy ampiamente riconosciuto nel mondo. Approfondiamo ora il settore cosmetico in Italia. Notiamo che la perdita nel 2020 è stata del 12,8%, è superiore alla perdita del PIL Italia ed è superiore alla perdita del mercato cosmetico mondiale. Questo valore è stato trainato verso il basso dalle chiusure dei saloni professionali e dei centri di estetica, ma anche dalle esportazioni verso l'estero, che rappresentano quasi il 40% del fatturato cosmetico, e sono diminuite a due cifre. Come abbiamo notato dalla tavola precedente, le esportazioni coinvolgono tantissime aziende italiane, produttrici che sono anche andate in forte difficoltà. Andando ancora un po' più in approfondimento, sui canali di distribuzione notiamo che il settore della conciatura è diminuito del 28,5%. Ci sarà un rimbalzo, una ripresa quest'anno del 10%, ma non sarà tale da poter recuperare il terreno perso. In mezzo a questa tavola con tanti numeri rossi, ne notiamo uno fortemente positivo ed è l'andamento dell'e-commerce. L'e-commerce è cresciuto del 42%, è un incremento importante e di una tale entità che ha portato questo canale a diventare il quarto Mercato all'interno della vendita dei prodotti cosmetici. Infatti, l'e-commerce attualmente pesa il 7,4% e ha sopravanzato proprio il settore della conciatura, che vale il 4,4%. In questa tavola sono riportate le esportazioni dei principali settori in cui il Made in Italy è il punto di riferimento nel mondo. Notiamo che ci sono settori in ambito alimentare che addirittura crescono, come la pasta, mentre il vino subisce un leggero decremento dovuto alle difficoltà dell'oreca, il comparto professionale della ristorazione. La cosmetica perde il 16,5%, ma se confrontiamo questa perdita con settori molto importanti per il Made in Italy, come l'occhialeria e l'abbigliamento moda, notiamo che è inferiore. Quindi significa che la cosmetica Made in Italy ha una qualità intrinseca riconosciuta. È molto apprezzata all'estero e questa qualità fungerà da volano per la sua ripresa. Quando torneremo alla normalità? Questa tavola mostra l'andamento del fatturato cosmetico dei primi due mesi del 2021 a confronto con il 2020 ed evidenzia che la ripresa è già iniziata. Le vendite sui saloni di acconciatura sono cresciute dell'1,5% a gennaio e dell'1% a febbraio. Se consideriamo che i due mesi si confrontano con i rispettivi primi due mesi del 2020 in cui la pandemia non era ancora iniziata, il risultato è straordinario. Il 21 febbraio 2020 si è registrato il primo caso di coronavirus in Italia a Codogno, che ha dato avvio a tutti i lockdown e le restrizioni successive. La crescita di 1-1,5% in una situazione attuale di restrizione negli spostamenti, di contingentamento negli ingressi dal parrucchiere, si confronta quindi... Con un periodo di normalità, pertanto in termini reali la crescita è ancora più elevata di quella mostrata dall'1-1,5%. Un altro segnale di tendenza positiva lo notiamo da questa tavola che sintetizza i dati di un'indagine svolta a marzo su un campione rappresentativo della popolazione italiana. Alla domanda: ha dedicato più o meno tempo alla cura di sé rispetto al periodo pre-Covid? c'è un 17% che indica più. 17% indica meno e 66% indica che ha dedicato lo stesso tempo. Il saldo delle risposte è zero, quindi a livello medio l'attenzione alla cura di sé è la stessa. È comunque importante notare che ci sono delle differenze. Le donne hanno dedicato più tempo e gli uomini meno. Considerando il complesso di uomini e donne, nella fascia di età più giovane e in quella più matura si nota un incremento, mentre nella fascia 35-54 anni una diminuzione. Questa è dovuta alla diminuzione del tempo da dedicare a sé, perché viene dedicato ai figli che sono in casa per la didattica a distanza. Ma anche questa situazione sarà una situazione che si risolverà con la ripresa delle lezioni in presenza e porterà alla crescita in tutte le fasce di età. Quando l'emergenza sarà finita, prevede che i suoi acquisti di prodotti per la cura di capelli e corpo aumenteranno o diminuiranno? 4% indica che aumenteranno, 1% che diminuiranno. Il saldo è positivo, 3%, ed è un saldo generalizzato tra uomini e donne e tra le diverse fasce di età. C'è quindi una propensione a curarsi di più quando si riprenderanno le uscite, la frequentazione dei locali e dei luoghi pubblici. E questo perché c'è il bisogno di sentirsi a proprio agio, di riprendersi la propria vita dopo un periodo di grandi restrizioni. In questo grafico vediamo le tendenze di lungo periodo, così come espresse dall'andamento dei modi di pensare in un'indagine europea effettuata su migliaia di casi. In rosso sono sintetizzati gli attuali impatti sulle vendite dei prodotti cosmetici, in verde gli impatti tra 5 anni. Tanto più alto è lo scarto tra la forza della tendenza attuale e quella tra 5 anni, tanto più quella tendenza caratterizzerà i consumi in futuro. Possiamo raggruppare questi modi di sentire in tre blocchi centralità dell'io, green e digital. Nel primo blocco troviamo tre fattori, la salute ispirata alla bellezza, il benessere attraverso la bellezza, l'esperienzialità per singolo individuo. Sono temi forti che ruotano attorno all'individualità e personalità. Il consumatore vuole essere protagonista della propria bellezza e cerca prodotti qualitativamente eccellenti che amplifichino la bellezza come emanazione della propria salute. Grande attenzione è data al benessere e all'esperienza che i prodotti devono fornire. Nel secondo blocco troviamo altri tre fattori, connotazione naturale, prodotti e brand etici, inclusività. Sono temi incentrati sul green e quindi sui valori di ecologia, sostenibilità, trasparenza, per un'economia più pulita e circolare. È un importante driver di scelta, soprattutto per le nuove generazioni che sono capaci di premiare. Con le loro scelte di acquisto, le aziende virtuose sotto questo profilo e quindi in grado di proporre prodotti con ingredienti naturali e confezioni ecologiche. Poi abbiamo il mondo digital che lavora in due direzioni, una di comunicazione e l'altra di vendita. Il primo aspetto, coinvolgimento in ambito di digitale, fa riferimento al mondo della comunicazione che ormai ruota sui canali social e sugli influencer, questi personaggi che sono capaci con le loro opinioni di catalizzare l'attenzione e le vendite di migliaia di follower. Il secondo aspetto, modelli di distribuzione alternativi, si riferisce all'e-commerce che è diventato un canale di vendita rilevante e lo sarà sempre di più in futuro. Focalizziamo adesso l'attenzione su Pol Rivera. In questo grafico è riportata la distribuzione cumulata dei fatturati di Pol Rivera Italia più estero nei mesi successivi al lancio che è avvenuto il 24 febbraio 2020, quindi tre giorni dopo la scoperta del primo caso di coronavirus a Codogna. È un'avventura iniziata proprio quando, dal mese successivo, sono state messe in pista tutte le azioni per contenere il virus in Italia e nel mondo. C'è da dire che il team di Pol Rivera non si è scoraggiato. Grazie anche al coraggio dei distributori che hanno creduto nel progetto, ha lavorato nei mesi successivi, affrontando mille difficoltà. Questa curva raccoglie non solo i primi ordini dell'impianto, ma anche i riordini di chi ha proposto il prodotto ai propri clienti, ha ottenuto un riscontro positivo e ha effettuato nuovi ordini sia per rifornire chi il prodotto lo ha terminato nei propri saloni, sia per allargare la distribuzione a nuovi saloni. Quindi onore e merito a questi pionieri che hanno creduto in Porrivera. In questa tavola vediamo le principali categorie di prodotto vendute di Porrivera e quanto incidono sul fatturato. In quasi tutte le aziende care professionali il colore rappresenta più della metà degli acquisti perché è la categoria tecnica che maggiormente contraddistingue un produttore proprio per le sue caratteristiche particolari, differenti da produttore a produttore, ed è la categoria fonte di business primario verso cui vengono indirizzati importanti investimenti. Questa distribuzione delle vendite di Porrivera con un 55% di colore, 25% di shampoo e trattamenti, 16% di prodotti styling e 4% di permanente, mostra un buon bilanciamento fra i prodotti tecnici e non tecnici e dimostra come la linea sia stata recepita al meglio delle sue potenzialità dai clienti che ci hanno creduto. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, passo adesso la parola al mio collega Paolo che proseguirà il discorso sul lato tecnico di Porrivera. Grazie. Buongiorno anche da parte mia. In questo approfondimento tecnico andremo a vedere il sistema colore di Porrivera, andremo a dare dei suggerimenti che saranno sicuramente utili nella fase di proposta della colorazione per poi andare a vedere tutti i lanci del 2021. Direi di partire subito con i parametri che hanno guidato lo sviluppo del sistema colore Porrivera. Possiamo eh, dire che le colorazioni di Porrivera sono sicuramente sicure. Per sicurezza intendiamo chiaramente la certezza del risultato e eh, il comfort su cute e capelli. Per affidabilità, naturalmente, parliamo di sinonimo di qualità, garantisce Porrivera. Per quanto riguarda invece altamente performanti, Parliamo di tutti quegli aspetti tecnici, soprattutto legati alla copertura, alla tenuta e alla schiaritura dei capelli. Andiamo a conoscerle nel dettaglio le tre tipologie di colorazione che compongono il sistema colore di Porrivera. Partiamo da Optica, che è la colorazione permanente ad ossidazione, Irida, che è la colorazione permanente ad ossidazione senza ammoniaca, e Zoom la colorazione con pigmentazione diretta in crema. Adesso andremo a vederle tecnicamente per caratteristiche. Partiamo da Optica, che è la crema colorante ad ossidazione ad elevata azione nutritiva, idratante e protettiva. Il rapporto miscela per le serie standard è 1 1,5, mentre per le serie suve schiarenti il rapporto miscela raddoppia 1 a 2. Schiariamo i capelli naturali oltre i quattro toni e copriamo i capelli bianchi al 100%. Abbiamo attivi funzionali molto importanti come l'olio di jojoba, la cheratina e la provitamina B5. Abbiamo a disposizione 88 nuance per 100 ml il formato del tubo colore. Andiamo a dare dei suggerimenti per la copertura dei capelli bianchi. Se abbiamo una percentuale di capelli bianchi che varia dallo 0 al 50% di capelli bianchi, utilizzeremo la sola nuance riflesso senza necessariamente andare ad utilizzare una miscela con le serie naturali. Se invece ci troviamo di fronte a una percentuale di capelli bianchi che varia dal 50 al 100% dei capelli bianchi, è necessaria una miscela tra la serie riflesso e una delle due serie dei naturali, o naturali o naturali profondi. Andiamo adesso a vedere Irida la crema colorante senza ammoniaca e senza parafeniniamina. La scelta di benessere di quelle clienti che desiderano avere un'alternativa cosmetica alla colorazione ammoniacale. Il rapporto miscela di Irida è per le serie standard 1-1,5, per le serie super schiarenti 1-2, schiariamo oltre i tre toni e copriamo i capelli bianchi al 100%. Anche in questo caso attivi funzionali molto importanti come l'olio di macadamia, l'aloe vera e l'estratto di orchidea. Abbiamo a disposizione 55 nuance, sempre per 100 ml il formato del tubo colore. Diamo alcuni suggerimenti anche in questo caso con Irida, la guida all'utilizzo per la copertura dei capelli bianchi. Se ci troviamo di fronte a una percentuale di capelli bianchi che varia dallo 0 al 70%, possiamo utilizzare la sola nuance riflesso senza necessariamente utilizzare anche la serie naturale. Se invece la percentuale varia dal 70 al 100%, in questo caso è necessaria una miscela tra serie naturale e serie riflesso. Inoltre, per il 100% dei capelli bianchi, è suggerito l'utilizzo dell'emulsione ossidante a 30 volumi, cioè al 9%. Andiamo a vedere Zoom, la nostra maschera colorata riflessante, senza ammoniaca e senza utilizzo di ossidanti. Grazie ai suoi pigmenti colorati garantisce riflessi intensi e luminosi, esalta le tonalità dei capelli naturali e trattati, prolunga la durata del colore. Abbiamo anche qui attivi funzionali molto importanti come l'estratto di equiseto e l'olio di Enotera. Abbiamo a disposizione 8 nuance per 200 ml il formato del tubo colore. Con zoom, con un solo gesto otteniamo due effetti: morbidezza e riflesso sul capello colorato o naturale. Adesso andiamo a fare un focus sulle polveri decoloranti che ci sono in Polrivera. Partiamo da Lime Light, la polvere decolorante blu compatta con persolfati di ultimissima generazione, adatta a tutti i tipi di decolorazioni, garantisce schiariture fino a 7 livelli tonali. E The Light Plex polvere decolorante con Plex. Tecnologia innovativa svolge un'azione protettiva e ristrutturante durante il servizio di decolorazione. Formula potenziata schiarisce i capelli in totale sicurezza per risultati eccezionali adatto a tutti i tipi di decolorazione consente schiariture progressive fino a 7 livelli tonali. Adesso andiamo a vedere i lanci previsti per il 2021. Partiamo da Optica e dalle sue novità, il sistema colore si arricchisce. Abbiamo due nuove famiglie colore come i beige dorati 823 923 e 1023, per dare maggiore personalizzazione ai biondi e ai colori chiari. Altra nuova famiglia colore, i marroni intensi, 318, 418, 518 e 618, ci aiuteranno nella fase di creazione di fondi neutri e nella neutralizzazione di riflessi caldi indesiderati. E nella serie colore dei ceneri abbiamo aggiunto all'811, il 611 e il 711, che ci aiuteranno con il loro doppio riflesso freddo ancora di più nella neutralizzazione di eh, riflessi caldi in fase di schiaritura. In Hydra Dream abbiamo inserito eh, olio extra dry per donare lucentezza e nutrimento immediato senza risciacquo con gli attivi che conosciamo bene che sono il burro di karité e l'olio di argan, ideale per capelli spenti. La sua texture setosa e piacevole si assorbe velocemente senza appesantire. Rende i capelli eccezionalmente luminosi, setosi e nutriti. In Activize, la novità 2021 è il kit anticaduta. Comprende lo shampoo energizzante da 350 ml e il trattamento energizzante prevenzione caduta. Questo kit combo agevola il professionista nel proporre il trattamento in salone e a casa. Adesso andiamo ad approfondire eh le anomalie della cute in termini sia di prodotto che di test di efficacia. Le principali anomalie della cute sono la forfora e cute grassa che colpisce il 45% degli uomini e il 33% delle donne, e la caduta dei capelli colpisce il 60% delle donne e ben l'80% degli uomini. In Porrivera abbiamo, come abbiamo visto, Activize, che è il trattamento caduta capelli. Shampoo energizzante e fiala senza risciacquo. L'efficacia del trattamento è testata in vivo presso istituti universitari italiani e di seguito ci sono i risultati. Abbiamo una drastica diminuzione della caduta dei capelli pari al 70%, un aumento del diametro del fusto per il 60%, e l'80% dei soggetti è risultato soddisfatto. La media della valutazione del test cosmetoclinico con applicazione di Activize Shampoo e Activize Trattamento energizzante anticaduta su un campione di 20 volontari per tre volte a settimana per un periodo di 84 giorni. Per quanto riguarda Deporize ad azione bivalente abbiamo appunto lo shampoo normalizzante cute grasse con forfora e il trattamento normalizzante ad azione bivalente senza risciacquo L'efficacia del trattamento testata in vivo presso istituti universitari italiani, anche in questo caso i risultati hanno portato a una diminuzione della desquamazione proito pari al 98%, una normalizzazione delle funzioni cutanee pari al 95% e la soddisfazione pari all'83%. Anche in questo caso la media della valutazione del test cosmetoclinico con applicazione di Deporize trattamento normalizzante ad azione bivalente su un campione di 20 volontari, per quattro volte alla settimana, per quattro settimane consecutive. E adesso andiamo alla novità My Promise, la nuova promessa di bellezza per i tuoi capelli. My Promise è il trattamento di ricostruzione per capelli danneggiati e trattati. Ideale per tutti quei capelli che necessitano di riparazione, corposità e lucentezza. Attivi funzionali come l'estratto di arancia in acqua termale ricco di sostanze fenoliche e vitamina C, idrata, nutre e ripara. E fitocheratina, altamente compatibile con la queratina dei capelli, nutre, idrata e ripara per maggiore forza e resistenza dei capelli. Adesso andiamo a vedere nello specifico quali sono i prodotti che compongono la linea My Promise shampoo ristrutturante ad azione antiossidante formato salone da 1000 ml, riduce la formazione dei radicali liberi, aumenta la crescita e dona maggiore idratazione, levicatezza e lucentezza. La maschera ristrutturante rigenera e nutre, anch'essa formato salone da 500 ml, ideale per arricchire il trattamento ristrutturante, agisce sui capelli per renderli più forti. I capelli danneggiati e fragili sono rivitalizzati, morbidi e lucenti. Andiamo al cuore del trattamento, l'acqua micellare e il siero ristrutturante. Ad azione sinergica donano forza e vitalità. I formati da salone sono 500 ml e 250 ml per il siero ristrutturante. L'azione sinergica tra acqua micellare e siero ristrutturante donano forza e restituiscono ai capelli elasticità e lucentezza. Completa il trattamento lo spray ristrutturante che infonde lucentezza e massima morbidezza, anche esso formato da salone da 200 ml. Ristruttura la fibra, previene le doppie punte e definisce lo style. Completa e sublima gli effetti del trattamento. Completano la linea lo shampoo ristrutturante e la maschera ristrutturante in formato home treatment da 300 ml e da 200 ml per prolungare i benefici del trattamento salone a casa. Qual è il miglior modo per poter presentare al meglio il trattamento My Promise? Qual è il metodo per poter dare maggior valore al trattamento? Sicuramente il ritual, un momento di benessere da proporre in salone per aumentare il ventaglio dei servizi, offrire un trattamento esclusivo alla cliente, incrementare la spesa media della cliente è un rituale non sarebbe tale senza i suoi accessori rigorosamente brandizzati Paul Rivera la ciotola in vetro pennello da trattamento e la bilancia per dosare l'acqua micellare e il siero ristrutturante io ho terminato il mio intervento tecnico vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Francesca per il proseguimento del meeting Grazie mille Paolo. Continuo il discorso su My Promise, presentando quelli che saranno i materiali marketing a supporto dell'importante lancio della ricostruzione. Il totem espositivo per esporre in salone i prodotti da rivendita e dare maggiore visibilità al trattamento. La brochure informativa con la presentazione della linea e lo schema di utilizzo dei prodotti specifico per tipologia di capello, e le fasi del ritual. I canvas che riceverete direttamente dal vostro commerciale di riferimento. Vediamo adesso invece quella che sarà la digital communication prevista per MyPromise. Ci sarà una vera e propria campagna social che comprenderà lo spot pubblicitario e il video tutorial. Entrambi saranno pubblicati sia sulle pagine social che sul canale YouTube. Un nuovo strumento di comunicazione che vogliamo presentarvi e che riceverete domani in formato digitale tramite newsletter è il Brand Book. Cos'è il Brand Book? È un manuale che cattura lo spirito, la verbal identity e la visual identity del nostro brand. Al suo interno troverete le linee guida grafiche del brand Porrivera, ad esempio, come adoperare al meglio il logo oppure quali sono i font corretti da utilizzare in fase di creazione testuale. Altro argomento approfondito all'interno del brand book è il tone of voice. Il tone of voice è il modo in cui Paul Rivera vuole comunicare. Parliamo la lingua della bellezza universale e lo facciamo arrivando dritti al cuore di chi ci ascolta. Ed è per questo che utilizziamo un linguaggio che è naturale ed intuitivo, creativo ed originale, romantico e sognatore. Passiamo adesso invece a quello che è il digital world di Paul Rivera. Innanzitutto il sito web che invito tutti a visitare e che è un sito web user friendly e molto d'impatto e che al momento è disponibile in italiano, ma a breve, anzi davvero a brevissimo, sarà disponibile in inglese e in portoghese. I social media. Tutti conosciamo l'importanza di questo strumento di comunicazione ed è per questo che oggi voglio presentarvi. Quello che è la pagina Facebook, il profilo Instagram e il canale YouTube. E per chi non l'avesse ancora fatto, invito a seguire e a mettere mi piace. Social Pills, cosa sono? Sono dei consigli che noi sentiamo di condividere con voi per appunto utilizzare al meglio questo importante strumento di comunicazione. Hair Fashion Shoots, sono gli scatti moda capelli. Vediamo cosa succede quando andiamo a pubblicare un contenuto del genere sulla nostra pagina. Ecco il risultato di un post. Abbiamo quasi 5.000 like e quasi 3.000 elementi salvati. Cosa sono gli elementi salvati? Beh, ognuno di noi può salvare all'interno della propria gallery personale questa tipologia di immagini e averle sempre a disposizione. E questo genera davvero tanta fidelizzazione e tanta vitalità per il brand. Ed è per questo che oggi la call to action è tagga e fai taggare la pagina porrivera Rivera care. Ed ecco invece la nostra brand image che noi veicoliamo attraverso le immagini della collezione e le immagini di backstage. E a proposito di collezione, sto per darvi un'importantissima anteprima la preview della prossima collezione 2021 Por Rivera che si chiamerà Galerie. Strumento legato alla prossima collezione è il Media Plan 2021 che riceverete in formato digitale nei prossimi mesi. E al suo interno troverete quelli che sono i materiali visual a supporto del salone, roll up, poster e banner che potranno essere personalizzati Previa richiesta a vostro commerciale di riferimento con il logo del distributore o del salone. Io vi saluto, lascio la parola al mio collega Dario che vi introdurrà al mondo dell'education. Grazie. Grazie Francesca. Eccoci dunque giunti alla Education Strategy. La formazione purrivera è. Creativa, ispirazionale e internazionale. Accanto a quella che è la classica formazione tecnico-stilistica abbiamo approntato un progetto di formazione menagerale davvero molto importante. Una serie di webinar dedicati ai saloni vostri clienti, agli ambassador ed anche a voi stessi. Cerchiamo di capirne le finalità. Per quanto riguarda la formazione salone, perché l'abbiamo organizzata, a quale esigenza risponde? Il Salone, il parrucchiere, è un artigiano, un artista che oggi deve essere anche un manager, un imprenditore che sappia gestire il proprio negozio conoscendo a fondo le più innovative tecniche di marketing, gestione, comunicazione e leadership. Ed è proprio quello che vedremo insieme nei quattro webinar dei quali poi vi daremo in dettaglio non solo il programma ma anche le date di pubblicazione. Formazione per i Certified Ambassador. Che cosa è il Certified Ambassador e cosa rappresenta? È un tecnico di riferimento per ciascun distributore Porrivera che proposto da voi viene da noi selezionato attraverso un severo percorso di formazione che debba garantire a voi un professionista ultra preparato, non solo da un punto di vista tecnico, cosa che facciamo già oggi, ma anche attraverso una formazione sulla comunicazione Tanto è vero che i webinar che abbiamo preparato per i vostri ambassador faranno in modo che gli stessi diventino non solo dei tecnici ultra preparati, ma dei formatori che sappiano gestire alla perfezione, appunto, un corso di formazione e sappiano calcare la pedana in maniera inappuntabile. Anche in questo caso, vi daremo nelle prossime settimane comunicazione specifica del programma di ciascuno dei quattro. Webinar oltre che delle date di pubblicazione. In ultimo, non potevamo ovviamente dimenticarci di voi, i nostri business partners. Infatti, in questa slide vediamo un claim: l'eccellenza va allenata. Il nostro obiettivo non solo è portarvi all'eccellenza, ma far sì che voi possiate mantenere uno standard di performance nell'attività di vendita sempre ai massimi livelli. Ovviamente intendiamo dedicare questi webinar, anche in questo caso quattro webinar, a voi, al vostro staff in negozio ed anche ai vostri venditori che andranno sul territorio. Quattro webinar con dei programmi molto serrati, molto specifici, anche in questo caso nelle prossime settimane vi comunicheremo programmi nel dettaglio e date di pubblicazione dei webinar stessi. Lo staff, il team education di Por Rivera per quanto riguarda il comparto tecnico-stilistico è rappresentato da professionisti di alto livello, di lungo corso, che hanno una lunga e consolidata carriera internazionale. Nello specifico, Gian Battista Taveri, Art Director e Marco Gilento, Color Specialist, che auspichiamo quanto prima voi possiate conoscere non solo in modalità learning, quindi a distanza, ma anche dal vivo in corsi in presenza. Siamo arrivati alla Commercial Strategy in cui desideriamo condividere con voi alcuni suggerimenti commerciali per sfruttare appieno i materiali, i supporti che noi abbiamo predisposto per voi. Cominciamo con la Tesmi Bag che molti tra di voi già conoscono. È una valigetta molto elegante che serve per fare un'attività di promozione soprattutto presso... Clienti potenziali, quindi prospects che possano diventare quindi clienti effettivi di Porrivera. Come si concretizza questa attività e soprattutto quali benefici garantisce? In primis, proporsi con eleganza ed autorevolezza i nuovi saloni poter Aumentare il portafoglio clienti ed accrescere il fatturato attraverso un'iniziativa vincente. Quindi tre vantaggi e benefici immediati. Andiamo nello spiegare, spieghiamo nel dettaglio appunto gli step operativi. All'interno della bag vengono inseriti sei nuanze, sei tubi di ottica, un ossigeno a 20 volumi, un catalogo generale prodotti. Quali sono gli step successivi? Selezionate dei saloni per una prova eh, gratuita. Fate in modo che questi saloni possano provare ovviamente la nuova colorazione, quindi dopo tre o quattro settimane, in relazione a quello che è il vostro giro visite, richiedete, ripassate, tornate dai clienti in questione per richiedere il loro feedback. Nella stragrande maggioranza dei casi il feedback è positivo, questo l'abbiamo verificato nell'anno di eh, utilizzo di questa strategia di marketing e commerciale. E quindi nel caso il feedback sia positivo presentate proprio un canvas di benvenuto, un welcome canvas. Ovviamente i dettagli commerciali di questa iniziativa verranno condivisi con voi nei prossimi giorni, quindi nel dettaglio dell'analisi del canvas di benvenuto e di tutto lo sviluppo della proposta. Vi è un'altra iniziativa che noi abbiamo presentato al termine dell'anno 2020 che ci ha dato delle risposte molto positive pur in un periodo delicato come quello della pandemia. Si tratta della Treatment's Box Black Edition, che è appunto uno strumento molto elegante che favorisce la rivendita, è appunto ideale come gift box e valorizza il segmento trattamenti, perché al suo interno sono posizionabili i formati di vendita di shampoo e maschere della linea trattamenti. Siamo giunti alla call to action. Chi ci conosce sa che. Amiamo terminare ogni corso di formazione in presenza o a distanza con un chiaro piano di azione, una sorta di chiamata alle armi. Sono tre precise azioni che vogliamo voi intraprendiate. Guardiamole insieme. Organizzate un corso a breve, seguite i prossimi webinar, diventate ambasciatori del brand. Organizzate un corso a breve, potete scriverci una mail, contattare il vostro commerciale di riferimento per richiederci un corso in questa fase a distanza e poi ospicavo quanto prima in presenza. Seguite i prossimi webinar, è un poco quello che abbiamo accennato poc'anzi: un comparto, un insieme di webinar manageriali ed anche tecnici per voi, per i vostri brand ambassador e per i vostri clienti che condensano al loro interno un insieme di competenze davvero esclusive. Quindi non vi resta che essere aggiornati sul programma e soprattutto sulle date di pubblicazione dei medesimi. L'ultimo punto, diventate ambasciatori del brand, forse rappresenta il motivo principale per cui noi abbiamo deciso di organizzare questo meeting. Essere un distributore significa comprare un prodotto e rivenderlo, ma questo lo consideriamo quasi un livello elementare della strategia di sviluppo di un brand. Divenirne invece ambasciatori significa sposarne appieno la filosofia, condividerne i valori, farli propri e soprattutto saperli comunicare al proprio staff e ai propri clienti. Quindi è ciò che principalmente ci aspettiamo da voi. Tra le tante frasi che potevamo scegliere, questa l'abbiamo ritenuta la più impattante, quella più incisiva per il messaggio che volevamo condividere con voi. La leggiamo insieme. Difida di due impostori come la vittoria e la sconfitta. Entrambe dicono chi eri in passato, non certo chi sei oggi, né tantomeno chi sarai domani. Quindi rappresenta questa frase una sorta di auspicio, augurandoci quindi che possiate essere sempre più proattivi nella vostra attività di sviluppo del brand sia in Italia sia nel resto del mondo. Non mi resta e non ci resta che ringraziarvi per l'attenzione che avete profuso che ci avete dato in questo meeting, ringrazio ovviamente tutto il nostro staff per il lavoro che ha fatto dietro la telecamera e ringraziamo voi di nuovo non solo per il lavoro profuso in questo primo anno di vita di Por Rivera ma soprattutto per l'impegno che ci metterete nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie ancora, ci diamo appuntamento al prossimo evento.